State ascoltando Radio R, questo è Appuntamento con l'Arte, io sono Nicla e adesso passiamo alla nostra intervista di oggi. Il personaggio che vi voglio presentare è scrittore, poeta, saggista, critico letterario e ha conseguito finora ben 36 riconoscimenti letterari, quindi ecco un personaggio importante. Amici e amiche, qui con noi al telefono Marco Onofrio. Pronto? Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, piacere intanto perché noi non ci siamo mai sentiti, è la prima volta proprio. E la ringrazio intanto per aver accolto insomma la mia richiesta per questa intervista. Ora, prego, grazie a lei. Lei ha scritto un'antologia poetica dal titolo La nostalgia dell'infinito. Ora, una radio che trasmette da Recanati, capisce che è la città dell'infinito per eccellenza, non poteva restare indifferente a questa sua raccolta. E la nostalgia è un sentimento che ha mosso un po' tutta la letteratura e l'arte, no? Pensiamo per esempio all'Odissea, che è proprio il poema della nostalgia, però io penso anche all'arte visiva e a qualche connessione che ho trovato nel suo lavoro. Perciò cercherò di impostare l'intervista proprio su questo argomento. Ad esempio c'è un quadro di De Chirico che si intitola proprio La nostalgia dell'infinito, come la sua raccolta. Solo che per De Chirico la nostalgia dell'infinito si rivela dietro la precisione geometrica, diciamo, e invece per lei? Si può rivelare dietro le cose più disparate. Ecco, Leopardi, visto che parliamo da Recanati, ci insegna che l'infinito in realtà nasce dal bordo del finito, di ciò che abbiamo sempre davanti agli occhi magari. E allora ecco, io mi sforzo all'interno della raccolta di realizzare questa connessione continua tra ciò che è più normale, quotidiano, e ciò che si spalanca come quasi una sorta di prodigio davanti ai nostri occhi, dipende chiaramente dal modo in cui lo guardiamo. Ed è sostanzialmente questo che ci insegna l'arte, cioè è un percorso visivo, è un percorso di coscienza, un percorso di evoluzione interiore che ci permette di avere sempre davanti agli occhi la stessa cosa che abbiamo tutti i giorni, ma di guardarla con occhi diversi. E questo poi è quello che poi, visto che lei ha citato De Chirico, anche un po' faceva la sua metafisica, cioè ci metteva di fronte una realtà normale, quindi piazze, palazzi, scorci, però ce la faceva guardare con un occhio diverso, appunto strano, straniante. Sì, molto enigmatico. Per indicarci appunto un nuovo modo di vedere le cose. Ecco, questo più o meno è il percorso che secondo me indica l'arte a tutti gli uomini, non solamente alle persone di cultura, cioè è un percorso di visione aperto a tutte le persone. Certo, senta, però io voglio continuare un po' con la geometria, perché lei ha scritto un libro dal titolo Ai bordi di un quadrato senza lati. Quindi questa rappresentazione del simbolo geometrico è totalmente ribaltata, perché il quadrato è un'espressione di staticità, no? E qui diventa perdita di ogni punto di riferimento. Quindi abbinandola all'arte potrei pensare a Escher. Escher, che è tra l'altro uno dei miei artisti preferiti. Non so come, ma sta citando i miei artisti preferiti. Allora, a questi due, appunto, De Chirico e Escher, aggiungerei anche Dalì. La sua grandissima capacità visionaria, il suo surrealismo così particolare. Ecco, abbiamo insieme a Bosch, un po' più lontano nel tempo, sono i quattro artisti che preferisco in assoluto. Quindi Escher è proprio una mia grande passione. Sì, infatti i giochi prospettici sono straordinari. Tra l'altro l'ho riportato in ben due copertine dei miei libri Escher, quindi non a caso insomma ricorre. Quadrato senza lati, detto in due parole, è una sorta di concetto limite, un concetto paradossale che vuole appunto manifestare l'infinito. Esatto, scusi se la interrompo, perché sempre parlando di arte, no? A parte che vabbè, ci sono tantissimi artisti anche del passato, tipo Piranesi con le sue carceri, che è un luogo da cui non si esce, questo labirinto architettonico, oppure penso al contemporaneo di Robert Morris con il minimalista Robert Morris con i suoi labirinti. Ma lei sulla copertina ha un'opera che ricorda un po' l'optical art, che è proprio l'arte dell'inganno visivo e dell'impossibilità di definire tutto, quindi si ritorna all'infinito come diceva lei? Sì. Prego. Io ho scelto appunto un'opera di op art appunto perché appunto era un quadro molto straniante, tra l'altro guardandolo con intensità dovevo un po' girare la testa, quindi in qualche modo
paginare la percezione e i punti di riferimento, come è appunto nel titolo, perché se ne pensiamo in profondità a lungo questo titolo, un quadrato senza lati, e a un certo punto dopo un po' ci troviamo sperduti, no? Come si trova sperduti davanti al cielo stellato, al vuoto sconfinato che abbiamo davanti agli occhi, a partire dal nostro punto di osservazione, ciascuno di noi. E quindi era un modo zen, diciamo così, un po' paradossale di rappresentare l'infinito, che poi ho citato nel libro successivo, appunto, La nostalgia dell'infinito, che, come diceva lei, è un'antologia. È un'antologia, che poi lei tra l'altro ha scritto una poesia, io ho guardato un po' su internet, la poesia dal titolo Oltre l'orizzonte, che ci sono parole come silenzio, vuoto, eterno, un eco leopardiano, io l'ho trovato. No? È inutile dire che è uno dei miei poeti preferiti, è un poeta gigantesco e anche soprattutto per la sua grandezza linguistica, cioè il suo italiano, la sua capacità di raccordare la classicità più alta, più sublime, con appunto poi anche nuove strade per la lingua. Quindi è un poeta assolutamente fondamentale, senza il quale la poesia poi del Novecento, dell'Ottocento e del Novecento non sarebbe stata la stessa. E soprattutto a livello di sensibilità, al di là del punto di vista linguistico, mi sono sempre trovato in grande sintonia, perché insomma la sua percezione del mondo era, sì, per carità, dolente, per certi versi anche sconsolata, però raggiunge delle profondità impensabili, assolute. Ecco, secondo me è lì che deve andare a scandagliare un artista, qualunque mezzo espressivo usi, perché certo, altrimenti se no l'altra diventa cronaca e serve ben a poco, insomma. Certo, è venuto mai a Recanati lei? Sì, una volta. Io spesso vado nelle Marche, e ho per grazie alla mia famiglia una casetta dalle parti di Camerino, per cui una volta sono partito, anche se non è proprio vicinissimo, però comunque si raggiunge tranquillamente diciamo in un'ora e mezza, e sono andato a Recanati e sono andato a visitare chiaramente la casa museo di Leopardi, e tra l'altro c'è proprio vicino a questa casetta Visso, tanto purtroppo adesso sono luoghi dove c'è stato il sisma, no? Purtroppo sono abbastanza devastati, però c'era Visso il manoscritto dell'infinito, proprio di Leopardi, anche quello sono andato a vederlo, insomma, un po' sulle tracce del grande poeta che da Recanati guardava i monti azzurri, no? Certo. E fin quasi a sfiorare poi il mare, cioè i monti sibillini, proprio quelli dove purtroppo c'è stato il terremoto. E niente, quindi insomma, quel giorno a Recanati lo ricorderò per sempre, a parte l'emozione per averlo studiato da sempre e trovarsi proprio lì nei luoghi dove certo lui ha raccolto certe emozioni, ma poi anche, no, la bellezza di vedere il mondo attraverso i suoi occhi, e che poi insomma ho avuto, no, il piacere di vedere rappresentato nel film che ha avuto tanto successo, di Martone, Il giovane favoloso. Certo. Senta, veniamo un po' all'ultimo suo lavoro. Sì. Ho letto che il poeta Aldo Onorati ha definito il suo libro Energie, frammenti e racconti come un pezzo di lava infuocato e impazzito. Ha detto che è una metascrittura, un metapensiero, quindi un qualcosa che ha trasformato, meglio, c'è un superamento della scrittura e anche del pensiero, no? Probabilmente. E continua: il conoscere Dio dalla risata, perché rivela l'uomo e il Dio che è dentro l'uomo, il comico e mistico, un folle e un santo peccatore. Ora, questo mi ha ricordato l'artista Gino De Dominicis, che secondo me rispecchia tutte le qualità appena dette, quindi comico, mistico, folle, santo peccatore, e una sua opera si intitola Dio, ma di apostrofo io, ovvero me stesso Dio, che consiste in una diabolica risata, ed è questa espressione che poi diventa il passaggio da una condizione all'altra. Ma per lei è così veramente? Cioè, una risata può rivelare Dio? Tra l'altro noto un'altra incredibile connessione, perché Dio è anche il titolo di una mia poesia. Che è all'interno di una raccolta precedente a quella del Quadrato senza lati, che si intitola appunto Ora e altrove, nel 2013. Sì, secondo me la risata è uno straordinario, formidabile strumento per andare oltre, ed ha appunto un potere metafisico, cioè la risata non è solamente liberatoria, non è scarico di energia, non è appunto leggerezza solo, è certamente tutto questo, però è anche uno strumento per
andare oltre, quindi a cavallo di una risata, quindi no, sì, cavalcando questo vettore straordinario possiamo entrare nelle profondità anche tragiche dell'esistenza. Ecco, quando l'arte, certo, realizza questo cortocircuito tra il comico e il tragico, e questo avviene per esempio nel registro espressivo del grottesco, secondo me raggiunge livelli molto molto importanti. Ecco, io nell'arte cerco continuamente il sublime, sì, lo cerco come studioso, come lettore, e lo cerco appunto quando pratico la scrittura. E il sublime secondo me appunto è questa nostalgia dell'infinito, ma si può realizzare non solamente con lo slancio verso il cielo, verso le profondità metafisiche del vuoto appunto dell'universo, ma anche nei modi più disparati. Quindi si può raggiungere il sublime attraverso magari un ghigno, una risata, una pernacchia, cioè attraverso, certo, dei, ed è questo proprio, probabilmente, mi dica se ho ragione, la metascrittura e il metapensiero di cui parlava Aldo Norati, no? Probabilmente sì, perché quel libro è molto risacrante, è pieno di momenti appunto infuocati dove la lingua gioca anche con se stessa, dove il mondo viene scompaginato, viene rovesciato. Ecco, quindi c'è la mossa del saltimbacco in qualche, ecco, modo, che poi è vicina anche al mistico, come, certo, diceva appunto Norati, cioè al santo peccatore, in qualche modo a colui che sprofonda gli occhi nell'azzurro del cielo. E, ecco, un modo alternativo per raggiungere il sublime, la profondità e quindi la divinità, e anche magari, ecco, affondare i piedi dentro la melma, dentro il fango, dentro le cose più oscure. Ecco, non a caso i percorsi mistici partono sempre dal buio, dall'oscurità, no? Dalle tenebre, dalle selve oscure, per citare tanto. Dalle selve oscure, è vero. Senta, lei è uno studioso di Dino Campana. Sì. E Campana era famoso anche per la sua competenza nell'arte visiva, dipingeva, ebbe, sì, contatti con i futuristi, con Obbe Morandi, Osvaldo Licini, un altro marchigiano, sì, importante. Sì, importante, senta, ma anche lei ha amici artisti con cui confrontarsi, perché una di loro, sì, la conosco, ed è Mariella Berardi, che è un'artista, sì, e poetessa che prossimamente intervisterò. È stata lei anche un po' il nostro aggancio. Sì, la conosco bene anche soprattutto come poetessa, perché finalmente si è decisa a tirare fuori il suo primo libro di poesie, che è uscito l'anno scorso, e io ho anche firmato ho scritto la prefazione, quindi la stimo molto come artista a 360 gradi, insomma, una grande sensibilità a Mariella. E senta, ma lei ha anche altri amici con cui confrontarsi, oltre a Mariella Berardi, cioè proprio, sì, artisti? Io ho scritto una monografia, tra l'altro artistica, su un pittore che tra l'altro è morto da poco, Guido De Carolis, che era originario del Salento, era un pittore di colorismi accesi, di marine, di approfondimenti straordinari, attraversamenti straordinari della natura. Ecco, quindi vedere i suoi quadri proprio significa immergersi nelle profondità arcane della natura. Lui cercava questa via metafisica attraverso il naturalismo. Questo è l'artista che ho frequentato per tanti anni, appunto che poi mi ha scritto un saggio, una monografia, certo, di circa 150 pagine con riproduzione a colori delle sue opere. Ecco. Però poi ho frequentato anche altri artisti, insomma, li conosco diversi. Ecco, secondo me l'interscambio tra le diverse arti è nutrimento assoluto, fondamentale. Cioè, una persona che scrive, ecco, forse chiaramente deve avere una sua formazione letteraria, perché prima di scrivere bisogna leggere, bisogna nutrirsi tantissimo della letteratura. Però ecco, stare sempre attaccati alla propria arte porta a una specie di paradossale inaridimento. Ogni artista dovrebbe nutrirsi delle arti parallele e sorelle. Quindi vedo molto bene che uno scrittore frequenti mostre, studi di artisti, legga monografie di arte, veda cinema, film, ascolti musica, e così dovrebbero fare anche gli altri. Cioè, mi piacerebbe appunto un pittore che non solo dipinga, ma poi legga anche poesia, narrativa, saggistica e via dicendo. Perché ecco, è un nutrimento importante, cioè permette di stare vicini a se stessi, ma in un modo diverso, cioè attraverso strade alternative, quindi è importante secondo me questo. Quindi io ho sempre amato la pittura anche per le sue grandi vicinanze con la poesia,
e quindi appunto me ne nutro, perché mi piace tantissimo guardare quadri, visitare mostre, frequentare artisti e confrontarmi anche con loro, parlando. Ecco, infatti anche il confronto è importante, certo, tra artisti poi, no? Poeta, certo, artisti. Senta, in lei convivono le figure di critico letterario e poeta. Quanto influisce l'una sull'altra? Cioè, quanto è critico con se stesso? Moltissimo, nel senso che immaginavo, prima di licenziare qualcosa ci penso anni, perché lei prima ha citato Energie, sì, in quel testo appunto Infocati, Lama Infocata, così l'ha definito Lorati, sì, e quello è un sono 50 frammenti di narrativa, tra racconti e frammenti, visionari, su cui ho lavorato per ben 22 anni. Quindi prima di, nonostante che io abbia pubblicato parecchi libri, però ecco, prima di pubblicare qualcosa, di darlo alle stampe, ci penso non e poi giovanissimo, 70 tra l'altro, volte, nel senso che ecco, qualcosa di definitivo che poi non si potrà più modificare, quindi sento molto questa dimensione ultimativa della pubblicazione, per cui ecco, non pubblico le cose a cuor leggero, e quindi sono molto molto severo, quindi correggo, taglio, cambio fino all'ultimo secondo, magari fino a pochi giorni prima di andare in stampa. E la critica letteraria è importante, perché mi dà lo sguardo ulteriore sia verso me stesso sia verso le cose degli altri, delle quali mi nutro, delle quali mi bevo, perché mi piace tantissimo leggere insomma, anche da parte di colleghi, passaggi straordinari, insomma, sono, sì, di quelle persone che si entusiasma molto per se legge un libro bello, e tra l'altro faccio anche ragazza di risonanza, cioè faccio automaticamente pubblicità, perché voglio che le cose buone, le cose belle emergano. Certo. E quindi sono due percorsi assolutamente complementari, poesia o la scrittura di prima mano e la critica letteraria. Tra l'altro concludo dicendo che si può fare poesia, tra virgolette, anche scrivendo critiche letterarie, come dimostra ad esempio in modo assoluto Giacomo De Benedetti, sì, il più grande critico del Novecento, secondo me, che appunto fa narrativa e spesso anche fa poesia, parlando di D'Annunzio, parlando di Tozzi, parlando di Svevo, insomma, di Joyce, insomma, dei più grandi scrittori del Novecento, per esempio. E quindi il critico letterario può fare poesia, paradossalmente scrivendo solo di critica letteraria. Ecco. Cioè, è una scrittura creativa a tutti gli effetti, perché consente non solo di entrare nelle profondità del problema creativo, dell'estetica, appunto dei singoli libri che vengono analizzati, ma permette poi di liberare la propria sensibilità. E quindi non è solamente che, cioè, no, parli di qualcuno, quindi sei un editore passivo. No, il vero critico letterario mette del proprio senza stravolgere ciò che sta leggendo, ma esprimendo la propria sensibilità, il proprio sguardo, le proprie emozioni. Ecco, questo quindi è, secondo me, un fantastico, modo molto bello anche di poter scrivere, di poter esprimersi. Senta, c'è un'opera che ha scritto alla quale è affezionato più di altre? Vuole parlarcene? Guardi, allora, c'è un'opera molto personale che ho pubblicato da poco, cioè a luglio scorso, ed è un'opera dedicata alla mia figlia, cioè all'esperienza della paternità. E si intitola Diario di un padre innamorato. Diario, capisce bene che veicola, sì, delle emozioni così personali, ma al tempo stesso così universali, che un po' tra tutte le opere che ho scritto è quella a cui in questo momento mi sento più emotivamente legato, per tutto ciò che comporta, veicola ed evoca. E quindi direi tra tutte quante quella. Questa. Però su un piano, diciamo, di ancora di vicinanza, perché è tutto sommato un libro pubblicato da poco e sta avendo anche una certa eco presso i lettori, quindi insomma è ancora abbastanza attuale. Certo. In assoluto finora la cosa a cui sono più legato nel senso creativo del termine, uh-huh, è un mio romanzo che si titola Senza Cuore, uscito nel 2012, ed è un po' l'antecedente di Energie, cioè veramente c'è un'esplosione di potenza viscerale, di psicologia del profondo che insomma spaventa molte persone che lo leggono, e quello è un libro che mi rappresenta molto, al quale sono particolarmente legato. Perfetto. Però chiaramente è una scrittura molto un po' criptica, un po', cioè un libro abbastanza difficile che ha avuto grandi estimatori, ma pochi, nel senso che già di per sé non ha, rispetto al padre innamorato, che invece si
si rivolge a tutti, quello era un po' più Beh, già produttivo. Anche il titolo, no? Il padre innamorato è già un titolo sì. che comunque attira molto, eh? Certo. Anche la copertina, perché io l'ho visto. L'ha visto? Sì, su internet, sì. Ho voluto citarlo, volevo che lo dicesse lei, ero sicura che era questo il libro che adesso in questo momento lo rappresenta. Sì, in questo momento sicuramente quello, sì. Esatto. Senta, prima di salutarci, perché abbiamo concluso, le va di leggere una sua breve poesia o una frase, un qualcosa? Sì. Grazie. Allora, se vuole leggo una poesia che è proprio quella che inizia il libro, lo sto sfogliando in questo istante, proprio in diretta. Ecco, La voce del cielo, ed è la prima poesia della Nostalgia dell'infinito. Brevissima premessa, La nostalgia dell'infinito, secondo me, dalla mia personale versione, è il rimpianto eterno della totalità dalla quale veniamo. Cioè, io sostanzialmente dico che prima di nascere abbiamo ascoltato una musica di cui nascendo abbiamo perso memoria. Quindi la poesia per me è il tentativo disperato, per certi versi, di riannodarsi interiormente a quella musica che ascoltammo prima di nascere. Quindi è nostalgia del cielo da cui proveniamo, la nostalgia del, appunto, dell'assoluto che abbiamo smarrito incarnandosi in un corpo e avendo davanti sempre i limiti del mondo, essendo noi racchiusi dentro la scatola cranica, dentro dei sensi molto finiti e dentro un tempo esistenziale purtroppo sì. limitato, anche se poi la vita mediamente ci dà tempo di fare parecchie cose. E quindi leggo questa Prego. Poesia, La voce del cielo, che appunto esprime questo concetto. E il mondo si spalanca al nostro sguardo, scavo senza bordi, inabitabile oceano, colore del silenzio, contiene l'invisibile nel vuoto, arca del tempo e del vento, nascosto regno di essenza, chiara inconsistenza, metamorfica d'una, cuna, tomba dei ricordi, misteriosamente sfumano, cambiano posto come pensieri o sogni quando è tardi. Ascolta la voce del cielo, è lì, ci chiama lassù, ci ama, lo sfolgorante blu sopra le nuvole, irradia la presenza, musica come un grande sì. Guardi, la ringrazio infinitamente con questa bellissima poesia, La voce del cielo, con i colori e un suono anche che mi riporta lo stesso al luogo dove sono nata e dove Leopardi è praticamente presente ed è contemporaneo. Io la ringrazio infinitamente per averci dedicato il suo tempo e spero di risentirla di nuovo. Va bene, grazie a lei. A presto, Marco Nofrio a Radio R. Grazie.